Nella mia squadra di lavoro, facevo il custode, sono morte diverse persone. Su 24 persone, un 10-12 sono morte per cancro, per problemi polmonari. Carmine Vollaro ha lavorato per 37 anni nel sito archeologico di Pompei, uno dei più grandi tesori d'Italia. Ha visto morire per cancro ai polmoni quasi la metà dei suoi colleghi e ora anche lui soffre di asbestosi. Come gli altri custodi del sito, ha trascorso gran parte del suo lavoro in capannoni contenenti Eternit. L'ultimo dipendente della soprintendenza morto per tumore si chiama Antonio Stile. I suoi funerali si sono svolti nello stesso giorno in cui il ministro Balduzzi ha presentato le linee di intervento del Piano Nazionale Amianto. Il 24 di giugno dell'anno scorso fummo mandati dalla magistratura 4 persone all'Istituto Medico Legale del Policlinico Nuovo di Napoli dal professore Buccelli. Quattro di noi, Guido Francesco, è morto 2 mesi dopo questa visita, anzi lui non ebbe nemmeno il tempo di arrivarci. La dottoressa Mazzaro Roberto è morta 4 mesi fa e io sto per la strada. Gli uffici container risalgono agli anni 80, periodo del boom dell'Eternit, poco costoso e molto resistente. Poi, nel 92, la legge italiana stabilisce che quel materiale è pericoloso per la salute dell'uomo e ne vieta l'utilizzo. Sono passati 30 anni, eppure gli uffici in amianto della soprintendenza sono ancora lì. Il sindacato si è impegnato molto a cercare di far trasferire il personale dagli ambienti attuali, che sono dei prefabbricati costruiti nell'83 e attualmente ancora adibiti ad uffici, anche se inizialmente si parlava di un fattore provvisorio, e far trasferire il personale invece in quelli che sono degli edifici demaniali che attualmente stanno lì, insomma, in attesa di essere ristrutturati. La storia degli atti della soprintendenza dimostra che l'amianto c'è, a partire dal bando di bonifica del 2004 per un valore di circa 1 milione di euro. E poi ci sono i dipendenti che da anni manifestano patologie causate dal contatto diretto con l'amianto. Nel 2005 la soprintendenza comunica ai dipendenti che l'eventuale presenza di fibre di amianto disperse risulta entro i limiti di legge, ma passano 3 anni e parte la selezione di una figura professionale che si occupi della gestione di amianto. Nel 2012 l'ennesimo dietro front. Negli uffici e nello spogliatoio dei custodi la concentrazione di fibre di amianto disperse è a norma e non occorre bonificare l'area. Poi ad agosto dello stesso anno parte la bonifica. Ad oggi il dato certo resta quello dei 25 dipendenti morti per tumori. Ad essere allarmati siamo noi. Non è che sto facendo una cura di piccole particelle aereo disperse. Il medico non me l'ha consegnato. Non solo negli uffici dei custodi. L'amianto, ci racconta Vollaro, era presente anche nell'area degli scavi. Guido Francesco, questo signore che è morto, che era un operaio, ha dichiarato ai giornali che lui andava a sotterrare questo amianto. L'oncologo dell'Istituto Pascale di Napoli, Antonio Marfella, ci spiega che bonificare zone zeppe di amianto è molto costoso e forse a sversare in siti demaniali potrebbe essere la criminalità organizzata. Il costo della messa in sicurezza dell'amianto e del suo corretto smaltimento, soprattutto per i privati, è un costo non sostenibile. A me risulta che i siti demaniali sono oggetto di sversamento di amianto, triturato o meno, il che sta rendendo oggettivamente un grande problema di salute pubblica questa rimozione e questa diffusione. Certamente non possiamo rischiare che questa sia non l'industria del futuro, ma sia l'industria che tratta l'amianto.